perdemos delle pelle, Tangeri. Iniziare il lavoro dell'LDC e ci sembra doveroso da parte nostra rendere grazie e ringraziare il Signore per ciò che ci dà, per il lavoro che ci ha chiamato a fare. Ed è per questo motivo che ci rechiamo nella Cappella delle Suore Stimmatine a rendere grazie al Signore. Nelle mani del Signore, affidarle a Lui perché Lui è l'artefice di questo nostro incontro. Preghiamo per tutti quelli che si uniranno a noi perché possano sentire l'amore che ci unisce e la provvidenza di Dio che ci guida in questo cammino. Nel nome del Padre. Invochiamo il Padre che è nei cieli, con la preghiera che Lui stesso ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Perché ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Ciao Bernardi, da come si può vedere alle mie spalle ci troviamo nel salone delle Suore Stimmatine a Castello al Mare, luogo dell'ultimo incontro della comunità Tavola. Il lavoro è tanto e qui siamo ormai da diverso tempo a preparare tutti gli aspetti per quanto riguarda il nostro ritiro qui di Restore. Oggi la nostra attenzione è concentrata soprattutto sul web, su come curare il web anche quando sarete, perché io non ci sarò a ritiro. Ed è proprio per questo motivo che oggi siamo qui alla ricerca di come rendere partecipi tutti, anche gli andati non presenti al ritiro, farli presenti al ritiro. E i nostri cari Ernesto, Anna, Paola e Sorella Elisabetta, che possiamo vedere dall'altra parte, sono intenti alla ricerca di nuove soluzioni per rendere partecipi tutti in tempo reale delle sensazioni che si provano andando al ritiro. Sera, dopo il riunione, possiamo aggiornarsi dopo tutte le varie cose che sono state dette, quindi per permettere a tutti quanti di partecipare, quindi con le varie catechesi, le preghiere, quindi creiamo una sezione e gli altri possono interagire. Che ne pensate?
cari viandanti, ormai è tutto pronto per la partenza. Noi dell'LBC abbiamo lavorato tanto, ci siamo impegnati molto di giorno e di notte, perché come dice Donfi, la notte è fatta anche per dormire. Abbiamo dato tutto noi stessi, perché quando si lavora per il Signore è necessario farlo in maniera totale. Adesso però noi vogliamo svelarvi il nostro segreto. Noi ci abbiamo messo il cuore, mettici il cuore anche tu. Certe sere spengo la luce e rimango per ore da solo con me. Resto lì con la radio accesa a guardare nel buio, perché faccio i conti con la mia vita, poi dico a me stesso adesso mai più. Cerco le intenzioni migliori, piano tutti gli errori, perché ho bisogno d'amore e di aprire il mio cuore, il mondo che corre più veloce di me, di cercare un mio senso, di cose a cui penso, ho bisogno di te. Guardarmi allo specchio, mi chiedo se un giorno io ti incontrerò. Se questa notte anche te vuoi parlare con me, perché hai bisogno d'amore, di aprire il tuo cuore, di un mondo che corre più veloce di te. Cercare un tuo senso, delle cose a cui pensi, hai bisogno di me. Dimmi dove sei. Hai bisogno di amore. Ho bisogno di te. Thank you.
fermo con le mani nelle mani. Tante cose devo fare prima che venga domani. E se lei già sta dormendo, io non posso riposare. Farò in modo che al risveglio non mi possa più scordare, perché questa lunga notte non sia nera più del nero. Fatti grande, dolce luna, e riempi il cielo intero. E perché il suo sorriso possa ritornare ancora, splendi sole domattina, come non hai fatto ancora. E per poi farle cantare le canzoni che ha imparato, io le costruirò un silenzio che nessuno ha mai sentito. Sveglierò tutti gli amanti, parlerò per ore ed ore. Abbracciamoci forte, perché lei vuole l'amore. Poi corriamo per le strade e mettiamoci a ballare, perché lei vuole la gioia, perché lei odia il rancore. Poi coi secchi di vernice coloriamo tutti i muri, case piccoli e palazzi, perché lei ama i colori. Raccogliamo tutti i fiori che può darci primavera, costruiamole una culla per amarci quando è sera. Poi l'ironia del destino vuole che io sia ancora qui a pensare a te, nella mia mente flash ripetuti attimi vissuti con te. È passato tanto tempo, ma tutto è talmente nitido, così chiaro e limpido, sembra ieri. Ieri avrei voluto leggere i tuoi pensieri, scrutarne ogni piccolo particolare, evitare di sbagliare, diventare ogni volta l'uomo ideale. Ma quel giorno che mai mi scorderò, non so più se ti amo o no. Domani partirò, sarà più facile dimenticare, dimenticare. Adesso che farai, risposi, io so quel tuo sguardo, poi lo interpretai come un addio. Se perché da te mi allontanai, ma ignoravo che in fondo non sarebbe mai finita. Vai Gianfri. Ciao ragazzi, pensatemi tanto. Il nostro cameraman. Ciao comunità Tabor. Attaccate malamente. Azzicate malamente. Oh, dammi.
stai riprendendo. Andiamo. Aspetta, facci la faccia. Ma la faccia dopo viene. Dacci il viso. Ciao Marica. Grazie Marica. Cari viandanti, ormai volete sapere? Ci siamo impegnati molto, di giorno e di notte. Abbiamo dato tutto nel... Mettici il cuore! Via! Mettici il cuore! Via! Mettici il cuore! Quanti ti mancano? Aspetta, sapete quanti ti mancano? 22 e 15. No, aspetta. 5 minuti. 5 minuti. Mettici il cuore! Ma non partiamo in... Via! Mettici il cuore! Mettici il cuore! Mettici il cuore! Mettici il cuore!